I segni dobbiamo accettarli. Quando una persona ci vuole bene, anche, vedete, nei ritmi dell'amore, diciamo, umano, i segni vanno colti come un dono, ma non si può pretendere un segno. Se un ragazzo alla ragazza vuole fare un regalo, l'idea di un'uscita, di una passeggiata, di qualunque altra cosa, ora non sto qui a... Ecco, la bellezza dell'essere sorpresi dal segno, di coglierlo come una grazia, come qualcosa che non ti aspettavi. Ma nel momento in cui noi cominciamo a porre come delle pretese, se mi vuoi bene devi fare questo o quest'altro, e allora l'amore diventa una sorta di schiavitù e di una tristezza infinita, un ricatto vero e proprio. E questo possiamo viverlo nell'ambito dell'affetto, dell'amore, nell'ambito terreno, potremmo dire, ancora di più nell'ambito proprio della fede. Ricordate quella espressione di Tommaso: se non tocco, se non metto le mie mani, se non crederò. Forse qualcosa di simile tante volte lo facciamo anche noi. E chiaramente non solo tutto questo è assurdo, ma talvolta anche ridicolo e ci rattrista profondamente. Vogliamo tornare allora e concludere con le parole di Paolo ai Romani, quando lui dice semplicemente, vedete, in poche righe sintetizza tutto quello che un cristiano è e deve essere. Lui dice così: sono semplicemente un apostolo, un discepolo di colui che ci ha dato il segno più grande, e lo ha fatto sulla croce. La croce, l'altare, la presenza di Cristo che ci ama e che ci ama per sempre. Non abbiamo bisogno di nessun altro segno, di nessun'altra prova d'amore. E questo ci rende testimoni di questo segno straordinario, un segno che va accolto, testimoniato e regalato a coloro che ci incontrano. Padre Pio ha fatto semplicemente questo nella sua vita e mi auguro che ciascuno di noi possa, in qualche modo, nella propria esistenza, vivere la stessa cosa.